un microfono. Le canzoni per animali sono tantissimi. Sì, non per animali, per bambini che trattano di animali magari. Sì, beh, naturalmente i bambini sono molto più vicini agli animali di quanto lo siano gli adulti. Ci sono tante canzoni che hanno per protagonisti degli animali e che insomma... Beh, io sono cresciuta al suono di alcune di queste canzoni. Per i bambini di oggi saranno nuovissime. Beh, vediamo. Può darsi? Vediamo. Vogliamo vedere? Loretta Goggi. Cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per sei col resto di due si unirono compatti in fila per sei col resto di due, coi baffi allineati in fila per sei col resto di due, le code attorcigliate in fila per sei col resto di due, 6 per 7 42 più 2 44. Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Ed un uovo di cioccolata? Chi sarà? E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallon? Chi ha scaldato la cassata con il phon? Io non c'ero in nessun stato, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì. Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Che poliziotto, Johnny Bassotto, con le manette arresta la tua fantasia. Ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato, tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia. La bella tartaruga, che cosa mangerà? Chi lo sa, chi lo sa? Due foglie di lattuga, poi si riposerà. Lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è. Dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato là per là la felicità. Un bosco di carote, un mare di gelato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. Mickey Mouse, Mickey Mouse, detto Topolin, rassomiglia a tutti noi, sei furbo e birichin, e perciò noi gridiamo, viva Topolin, solo tu, Topolin, puoi capire, Topolin, i mille e mille sogni di un bambino.